Innanzitutto mi si consenta di ringraziare per l'invito i colleghi Carlo Altini, Gianna Gigliotti e Stefano Poggi. È per me un vero onore potermi incontrare con un pubblico tanto qualificato e interessato, un vero parterre de rois, e questo per parlare di un tema che mi è sempre stato a cuore. In effetti, tra filosofia e medicina nel mondo antico sono intercorsi in tutte le epoche rapporti quanto mai stretti e proficui, che si sono tradotti puntualmente in influenze reciproche profonde. Ora il momento del confronto più alto e impegnativo tra le due discipline è coinciso con un'epoca tra le più feconde della storia dell'umanità, quel cruciale passaggio dal V al IV secolo a.C. in cui in Grecia da un lato assistiamo con Ippocrate di Cos alla nascita della medicina come Tecne, ossia come pratica razionale e potremmo dire scientifica. E dall'altro la riflessione filosofica, per opera dei sofisti, ma soprattutto di due grandi ateniesi, Socrate e il suo discepolo Platone, assume quei caratteri che la contraddistingueranno nei secoli e nei millenni a venire. Avrete notato che poco fa ho citato prima la medicina e Ippocrate. Non è stato un caso. Infatti è stata proprio la medicina a elaborare per prima quel metodo rigoroso basato sulla ricerca razionale della causa in greco aitia e sulla riconduzione di una molteplicità di sintomi a un quadro interpretativo unitario si tratta dei due stadi chiave dell'eziologia e della diagnosi mediche che poi è stato assunto a modello dal pensiero filosofico per le proprie indagini di più ampio respiro e anzi di ambizioni totalizzanti Significativamente così Platone, in uno dei suoi dialoghi più complessi e impegnativi, il Fedro, parla con approvazione di quello che definisce il metodo di Ippocrate e sostiene che a tale metodo che anche quello della ragione ci si dovrà tenere pure nella ricerca relativa alle idee, ossia i fondamenti ontologici e valoriali del mondo sensibile. Il quadro dei rapporti tra le due discipline è dunque quanto mai ricco. Dal momento però che il tempo a nostra disposizione è limitato, mi concentrerò in questa occasione su due aspetti della relazione tra medicina e filosofia nell'antichità che mi sembrano particolarmente attuali e su cui la riflessione dei greci può apportare contributi preziosi anche alla discussione odierna. Il primo tema sul quale mi soffermerò è quello del rapporto tra medico e paziente, un rapporto che ovviamente trova attuazione nel contesto specifico della medicina, ma che i filosofi antichi studiarono con attenzione e poi assunsero a modello del rapporto tra il filosofo e il suo pubblico o tra il filosofo e i suoi discepoli. Qui constatiamo l'esistenza di un chiaro terreno di contatto e quasi di sovrapposizione tra medicina e filosofia. Entrambe infatti concordano, come vedremo, sulla necessità di instaurare un rapporto di tipo dialogico e anzi dialettico da un lato tra il medico e il paziente e dall'altro tra il filosofo e il suo uditore e questo in modalità fondamentalmente analoghe. Il secondo tema che esamineremo lascia invece emergere una sostanziale divaricazione e anzi un vero e proprio scontro tra medicina e filosofia antica. In effetti nel momento stesso in cui la medicina greca, grazie appunto a Ippocrate, si organizza come una tecne dai metodi sempre più sofisticati e dalle pratiche sempre più impegnative, il principe dei filosofi del tempo, Platone, e qui sono lieto che abbiamo tra il pubblico un platonista di altissimo livello come il professor Ferrari, Platone reagisce con ostilità a questa svolta e invoca un ritorno alle rozze terapie dei tempi più antichi. Come vedremo, il filosofo giunge anzi ad auspicare l'adozione sistematica di una sorta di astensionismo terapeutico, quasi una forma di eutanasia dolce per tutti i soggetti poco utili alla città. Qui dunque l'iniziale scenario idillico, apparentemente scontato, di una sorta di armonia prestabilita tra filosofia e medicina, nel segno dell'interesse primario per l'uomo, si infrange, a testimonianza della differenza dei valori ai quali le due discipline si richiamano, ma di questo parleremo più avanti. Intanto torniamo al primo tema. Nella medicina ippocratica emerge per tempo una viva consapevolezza della complessità e della delicatezza del problema relativo al rapporto tra terapeuta e paziente, e anzi si perviene, in riferimento a tale questione, a un grado elevato di consapevolezza epistemologica. Sappiamo che la relazione medico-malato si gioca ancora oggi lungo due versanti simmetrici e complementari. Da un lato il terapeuta deve informarsi sulla patologia da curare e può farlo, oltre che esaminando il corpo del paziente, anche acquisendo direttamente da questi un certo numero di notizie rilevanti sulla malattia. Dall'altro è senz'altro opportuno e persino necessario, nel quadro dell'iniziativa terapeutica, che il malato venga persuaso dell'appropriatezza delle misure che gli sono prescritte dal medico, alcune delle quali possono essere dolorose o comunque poco piacevoli. Si delineano così due dimensioni fondamentali dell'attività medica. L'informazione e la persuasione. A loro volta esse corrispondono in linea tendenziale ai due stadi principali in cui si articola l'intervento del medico, lo stadio diagnostico e quello operativo. Ebbene, per quel che concerne lo stadio diagnostico, i medici greci della cerchia ippocratica le cui posizioni troviamo espresse in vari trattati del Corpus Hippocraticum, raccomandano esplicitamente l'accurata rilevazione dei dati anamnestici che il paziente può trasmettere al terapeuta. A loro avviso, anzi, l'interrogazione del paziente costituisce un momento fondamentale dell'itinerario mediante il quale il medico può infine individuare la sede e la natura di un processo morboso e insieme prevedere il suo probabile sviluppo. Nel trattato intitolato Il prognostico per esempio, si afferma che qualora il medico, esaminando l'aspetto del paziente e in particolare il suo viso, rilevi quel quadro semiotico che in seguito diverrà noto come facies ippocratica, allora cito Occorre chiedere al malato se ha trascorso notti insonni, se ha avuto evacuazioni molto liquide o se avverti i morsi della fame e se risponde affermativamente a taluno di questi quesiti, meno grave si considererà il male. Ma se egli non conferma nessuna di esse e se non si riprende nel tempo predetto, sappi che questo è sintomo mortale. Se poi, pur durando la malattia da più di tre giorni, il viso presenta lo stesso aspetto, si pongano gli stessi quesiti che prima ho stabilito e si indaghino gli altri sintomi, e quelli del corpo tutto e quelli degli occhi. Fine della citazione. Il terapeuta deve dunque porre al malato una sequenza precisa e quasi incalzante di domande. Solo al termine di tale scambio di informazioni potrà formulare una valutazione del male. Si delinea in tal modo la logica peculiare di quella complessa forma di sapere e di operatività in cui la medicina consiste. Per riuscire a identificare una patologia il medico ha bisogno, nella maggioranza dei casi, del contributo di quel sapere vivente che il malato, con i suoi ricordi e nel contempo con le sue sensazioni e sofferenze attuali, di fatto rappresenta. In relazione poi allo stadio propriamente operativo o esecutivo, dell'iniziativa terapeutica, gli autori ipocratici sottolineano spesso l'esigenza che il medico, allorché procede alla fase applicativa della cura, svolga nei confronti dei pazienti un'opera attenta e laboriosa di persuasione, anzi di vera e propria educazione. Ancora il prognostico, per esempio, propone esplicitamente a questo riguardo un modello di rapporto interattivo tra medico e paziente. L'autore considera infatti una relazione di tal genere funzionale alla conquista della fiducia del malato e alla correlativa acquisizione della sua piena disponibilità a farsi parte attiva del processo terapeutico. Afferma infatti, cito: Per il medico è cosa ottima praticare la previsione prevedendo infatti e predicendo al fianco del malato la sua condizione presente e passata e futura e descrivendo analiticamente quanto i sofferenti stessi hanno tralasciato egli conquisterà maggior fiducia di poter conoscere la situazione dei malati sicché essi oseranno affidarglisi fine della citazione dal canto suo, l'autore di un altro trattato ippocratico, L'Antica Medicina, sollecita il medico a modulare costantemente il proprio discorso a un livello, anche linguistico, di totale accessibilità alla comprensione dei pazienti. In tal modo il terapeuta riuscirà a trasmettere alle proprie parole, oltre a un'indubbia portata conoscitiva, anche una preziosa valenza persuasiva consentendo al malato di strutturare in un quadro coerente le tormentose vicende che lo assillano. Dice infatti, cito, e soprattutto mi pare che si debba, allorché si parla della medicina, esporre nozioni che siano comprensibili per i profani. In effetti non si deve né indagare né illustrare nient'altro se non le affezioni di cui costoro, per l'appunto, sono malati e soffrono. Senza dubbio non è facile per loro conoscere alla perfezione da soli le loro affezioni e comprendere in qual modo insorgano e abbiano termine e sapere quali siano le cause che ne determinano lo sviluppo e il declino, in quanto sono dei profani. È facile invece quando queste cose sono scoperte ed esposte da un altro, ossia dal medico. Perché allora si tratta semplicemente per ciascuno di ricordarsi nell'ascoltare i fatti che gli accadono. Fine della citazione. Anche Platone parla dell'assunzione da parte dei medici del suo tempo, o almeno di non pochi di loro, di un atteggiamento aperto e di un contestuale impegno persuasivo nei confronti dei pazienti. In particolare nelle leggi, la sua ultima opera, il grande filosofo illustra il comportamento di questi terapeuti allo scopo di dimostrare, per via analogica, come pure nel campo della legislazione si debba condurre un'opera adeguata di educazione e insieme di persuasione. In tale contesto Platone innanzitutto suddivide i medici in due categorie. Da una parte, dicevi, sono i terapeuti che si interessano dei cittadini liberi, dall'altra quelli incaricati della cura degli schiavi e schiavi essi stessi. Egli poi ricorda che il terapeuta meglio educato, ovvero quello che lui stesso di condizione libera, si dedica alla cura di liberi cittadini, si sente tenuto a svolgere nei confronti dei pazienti una vera e propria attività pedagogica, quella che i greci chiamavano paideia. Il suo obiettivo è infatti di istruire gli infermi sui mali da cui essi sono colpiti e di convincerli per tale via a sottoporsi di buon animo alla terapia, anche nel caso in cui questa debba comportare disagi o sofferenze. Dice infatti, cito, non ti sei mai accorto che mentre in ogni città vi sono fra i malati schiavi e liberi, ordinariamente sono gli schiavi che curano gli schiavi, o andando e si stessi a casa degli ammalati o attendendo negli ambulatori e che nessuno di simili medici dà o riceve una qualche spiegazione sui casi individuali dei diversi servi, ma ordina ciò che gli suggerisce l'esperienza, come se avesse esatte cognizioni scientifiche, con la sufficienza di un tiranno, per poi rapidamente passare a un altro schiavo ammalato. Che invece è il medico libero che ordinariamente esamina e cura le malattie delle persone libere, e che studiandole fin dall'origine ed in quella che è la loro natura, e comunicando le proprie impressioni allo stesso ammalato e ai suoi cari, mentre da un lato egli stesso impara qualcosa da parte dei pazienti, dall'altro Entro le sue possibilità, si fa maestro dell'ammalato, cui nulla prescrive senza averlo prima in certo qual modo convinto, e cui allora, per via di persuasione, metodicamente rendendolo docile e preparandolo, cerca a poco a poco di restituire la salute. Fine della citazione. Platone mostra dunque che il successo terapeutico dipende in misura essenziale dal costituirsi di un autentico rapporto dialogico tra medico e paziente. Una relazione di tal genere rappresenta infatti una precondizione indispensabile perché il trattamento terapeutico possa aderire alla concreta specificità del singolo caso. Nel contempo essa funge da efficace strategia mediante la quale convincere il malato della necessità di collaborare attivamente con il medico. Nel nono libro Sempre delle leggi, il filosofo ritorna sul tema chiarendone ulteriormente le implicazioni. Cito, Quando sopra confrontavamo tutti coloro che sono oggetto delle attuali legislazioni a schiavi, che vengono curati da schiavi, non era il nostro un ingiusto confronto. Si può essere infatti ben sicuri che se uno di questi medici, che esercitano la medicina da praticoni e non scientificamente, afferrasse il colloquio che un vero e libero medico ha con un libero cittadino ammalato, mentre tiene quasi un linguaggio filosofico e discute della malattia, fin dalle origini, risalendo alla natura in generale del corpo, quel tale si farebbe subito le più matte risate e verrebbe fuori non con altri discorsi se non quelli che la gran maggioranza di questi cosiddetti medici hanno sempre a portata di mano. Ingenuo direbbe, tu non curi l'ammalato, ma quasi quasi gli dai lezioni, come se gli importasse di divenire medico e non di guarire. Fine della citazione. L'opera di persuasione che il terapeuta, quello autentico, si impegna ogni volta a svolgere nei confronti dei pazienti assume in tal modo ed è proprio questo suo carattere a renderla degna di riso per i praticoni un preciso valore educativo, anzi uno spessore quasi filosofico. Anziché concretarsi in semplici consigli ed esortazioni rivolte ai malati, esse infatti si struttura nei termini di un approfondimento rigoroso e graduale. Che il medico effettua assieme al paziente dei principi e delle cause che stanno a fondamento della realtà. È appunto lungo un tale itinerario che il paziente acquisisce la possibilità di accedere entro certi limiti alla dimensione del sapere scientifico e di superare in tal modo quel dislivello epistemologico che all'inizio sussiste fra lui stesso e il terapeuta. Non dobbiamo però commettere l'errore di credere che tutti i medici greci si attenessero a questo modello, che potremmo chiamare dialogico, di rapporto. Abbiamo visto come anche Platone parli di medici schiavi, i quali assumono un atteggiamento autoritario verso i pazienti. Non solo. Questo tipo di comportamento, appunto, dispotico o autoritario, viene teorizzato come l'unico legittimo da alcuni autori di trattati del Corpus Hippocraticum, peraltro riconducibili a correnti ben diverse da quella che si richiamava a Ippocrate. È il caso di un piccolo trattato intitolato L'arte, ossia l'arte medica, scritto probabilmente da un sofista ad avviso del suo autore, già nella fase diagnostica il medico deve rinunciare a priori a qualsiasi informazione il malato intenda fornirgli. Secondo lui, anzi, per il medico è opportuno e addirittura doveroso mantenere un atteggiamento di assoluto rifiuto del dialogo con il paziente. Coerentemente con tale impostazione, L'autore del trattato sostiene che il medico dovrà rinunciare del tutto anche alla persuasione terapeutica, ossia a convincere il paziente della giustezza delle misure, anche dolorose, che adotta per curarlo. Emergono dunque già nell'antichità Due visioni antitetiche del rapporto che si instaura o del quale comunque si ritiene auspicabile la costituzione fra terapeuta e malato. Secondo il modello che si richiama a Ippocrate, quello che ho chiamato il modello dialogico, uno degli obiettivi che il terapeuta deve prefiggersi è quello di aiutare il paziente a comprendere la dinamica del male che lo ha colpito. Conformemente invece al modello antitetico, quello dispotico, tra terapeuta e paziente non deve intercorrere nessuna relazione che non abbia un carattere impositivo autoritario. In tal modo, per l'autore del trattato sull'arte, il rapporto tra i due deve corrispondere a quello che sussiste tra chi impartisce degli ordini, cioè il medico, e chi tali ordini è tenuto a eseguire il paziente. Ed è proprio quest'ultimo modello della relazione medico-paziente ad aver dominato nelle epoche successive, sino in pratica ai nostri giorni. La relazione in questione ha infatti assunto già a partire dall'epoca ellenistico-romana la struttura di un'interazione a senso unico, dal carattere essenzialmente impositivo. Il discorso sulle cause che hanno portato in Occidente ad adottare questo schema nel quadro dell'attività medica sarebbe assai lungo e non mi è possibile svolgerlo in questa sede. Qui basti ricordare che solo a partire dalla metà dell'Ottocento alcuni ambienti scientifici soprattutto in Francia, hanno avvertito l'esigenza di elaborare una strategia pedagogica mediante la quale il medico potesse condurre i malati a intendere la natura delle loro patologie e in parallelo a prendere coscienza delle misure necessarie per sanarle. E in relazione alla rinascita di tale modello dialogico del rapporto medico-paziente, un ruolo centrale ha svolto la contemporanea riscoperta dell'autentico spirito ippocratico. L'obiettivo, in ogni caso, al giorno d'oggi è ben lungi dall'essere raggiunto e prefigura un itinerario ancora in gran parte da percorrere, come ho accennato in un mio recente libro dedicato appunto al dialogo ippocratico. Tra l'altro la medicina contemporanea, nel momento stesso in cui pone in luce la profondità della relazione esistente tra psiche e corpo, conferma il rilievo decisivo che va riconosciuto ai fini della cura alla disposizione psicologica del paziente. Questi va dunque informato, persuaso, tranquillizzato, non certo ridotto a mero oggetto del trattamento. Non c'è medico che non conosca l'efficacia anche terapeutica di una parola rassicurante e più in generale della dimostrazione di un interesse autentico per il malato. Questo punto, come abbiamo visto, era ben chiaro non solo ai medici greci, in particolare a quelli appartenenti alla cerchia ippocratica, ma anche a quei filosofi che studiavano con interesse e simpatia la loro metodologia relazionale e cercavano anzi di introdurla nella stessa pratica filosofica. In fondo il Socrate platonico, che dialoga incessantemente sulle virtù con i propri concittadini, altro non è se non un medico dell'anima che indaga sulle cause di una devastante malattia morale, consistente nella perdita da parte degli ateniesi di quella buona Disposizione spirituale, la reté, la quale si radica nell'adesione a saldi valori morali. E appunto in tema di valori morali possiamo passare, pur se brevemente, al secondo argomento della presente relazione. Qui invece ci confrontiamo con un conflitto aperto tra filosofia e medicina. A tale proposito dobbiamo fare riferimento soprattutto a una sezione della Repubblica in cui Platone si pronuncia in termini fortemente critici su determinate conquiste, tra virgolette, della medicina a lui contemporanea. Egli sostiene, in sintesi, che la medicina può curare legittimamente solo alcune patologie in qualche modo naturali e pertanto non incompatibili con il possesso da parte dell'infermo di una salute sostanziale. Per la precisione, a suo avviso, rientrano nella sfera delle cure legittime due classi fondamentali di mali, le ferite e quelle che chiameremmo le malattie stagionali. Platone definisce invece, senza mezzi termini, vergognosa in greco ice cron, l'utilizzazione delle risorse della medicina per curare tutte le altre malattie generate, dice, dall'ozio o da un regime di vita scorretto. Emerge così un principio chiave della sua concezione della medicina e del suo ruolo, quello della costitutiva, potremmo dire, solidarietà tra malattia e medicina. In altri termini, se un male... È degno di biasimo, lo è pure l'arte terapeutica nella misura in cui se ne faccia uso allo scopo di sanarlo. Ora, secondo Platone, questa cura vergognosa di malattie moralmente inaccettabili è proprio quella cui si dedica la medicina moderna, dal carattere prevalentemente ginnico-dietetico. Il filosofo precisa poi che tale nuova impostazione della medicina va ricondotta a un certo Erodico. Cito, prima della nascita di Erodico gli asclepiadi, ossia i medici, a quanto si racconta non facevano alcun uso di questa moderna terapia educatrice delle malattie. Erodico, che era maestro di ginnastica, una volta colpito dal male, tormentò. Anzitutto se stesso, mescolando la ginnastica alla medicina e poi in seguito molti altri. Fine della citazione. La medicina posterodicea è dunque per Platone essenzialmente educatrice delle malattie, in greco paidagogiche tonnosematon, e in quanto tale esercita un'azione corruttrice sulla polis. Infatti, non annienta le malattie, al contrario, le alleva seguendole passo a passo e quasi amorevolmente crescendole. Come potremmo dire il pedagogo educa i fanciulli affidati alle sue cure, disciplinandole le manifestazioni e imponendo loro un certo ordine, così i medici moderni non vogliono. O comunque non riescono a estirpare realmente le patologie, si limitano allora a temperarne la sintomatologia mantenendola sotto un controllo costante. Oggi diremmo che si tratta di una forma di insensato accanimento terapeutico, del tutto fine a se stesso. È proprio quello a cui si è dedicato Erodico, la cui attività e vita vengono tendenzialmente identificate da Platone ma certamente con un occhio critico alle pratiche degli ippocratici, con la medicina contemporanea. Ma come ha operato Erodico? Ecco in che modo Platone chiarisce la natura paradossale e autolesionistica del suo metodo. Cito, ma come operò Erodico? domandò l'interlocutore di Socrate che risponde, tirando per le lunghe la sua morte. Gli risposi, in effetti, seguendo passo a passo il decorso di una malattia mortale, né d'altra parte essendo, credo, capace di guarirsi, lasciato ogni altro interesse, visse solo per curarsi. E così tormentandosi, se appena un po' deviava dalla solita dieta, grazie alla sua sapienza giunse a un'età avanzata, non cessando mai di combattere contro la morte. Fine della citazione. La terapia scoperta da Erodico e che gli ha permesso di sopravvivere sino alla vecchiaia è stata dunque parzialmente efficace. Tuttavia la semplice sopravvivenza non è vera vita. Per Platone infatti l'esistenza di Erodico altro non è stata se non un continuo annuncio e al tempo stesso una costante iterazione dell'agonia, una lunga morte appunto. Il metodo terapeutico erodiceo, nella misura in cui ha effetto, fallisce clamorosamente a due livelli. Intanto, sul piano idonistico, in quanto richiede un'osservanza rigorosa delle norme di vita adottate, comportando in alternativa sofferenze devastanti alla minima trasgressione, ma soprattutto a livello dell'utilità sociopolitica. Platone No, chiedo scusa. Esso infatti devitalizza i cittadini rendendoli del tutto improduttivi. E allora Platone nega recisamente che la medicina del suo tempo abbia compiuto un effettivo progresso. Il punto decisivo è, secondo lui, che la medicina non deve entrare in conflitto con le norme e i criteri che disciplinano una comunità giusta. In questa spiega, cito. Ciascuno ha una sua funzione precisa nello Stato e a questa necessariamente deve pensare, né può prendersi la libertà di giacere infermo e di farsi curare finché campa. Fine della citazione. In altri termini, nella polis bene ordinata, nessun cittadino deve potersi concedere il lusso di restare improduttivo badando esclusivamente alla propria salute. In tale contesto. Platone non esita ad affermare la decisa superiorità dell'atteggiamento che assumono abitualmente i lavoratori nei confronti delle malattie della stessa medicina. Chiarisce al riguardo che un artigiano, il quale si ammali, chiede al proprio medico un intervento immediato e risolutivo per esempio un farmaco da bere per vomitare il suo male, una cauterizzazione oppure un'incisione, e questo per poter tornare quanto prima al lavoro. Nella prospettiva platonica, imperniata sul principio di un'esatta corrispondenza uomo-funzione, Anthropos Ergon, sono infatti precisamente l'adempimento del proprio dovere, il compimento della propria funzione a impedire all'individuo di rinchiudersi egotisticamente nella propria soggettività organico-materiale e di preoccuparsi in termini esclusivi della sopravvivenza personale. In quest'ottica, Platone, richiamandosi richiam richiam alla sapienza del dio Asclepio, mitico fondatore della medicina, propone polemicamente un ritorno ai metodi brutali della medicina arcaica contro le innovazioni di Erodico e in fondo anche di Ippocrate. Cito, Asclepio rivelò l'arte medica e con farmaci e interventi chirurgici debellò le malattie, restituendo il paziente al suo normale regime di vita solo per coloro che pur avendo contratto un qualche morbo particolare, per natura o per una sana dieta godono di un fisico integro e faceva ciò perché non fossero di peso alla collettività. Invece quei corpi che sono sempre per costituzione predisposti alle malattie, non tentò nemmeno di sottoporli a una lunga cura di evacuazioni e infusioni, per non far vivere al paziente una vita lunga ma grama e per non esporlo al rischio di avere altri figli che finirebbero per trovarsi nelle sue stesse condizioni. Insomma, egli non reputò che si dovesse curare chi comunque non avrebbe la possibilità di portare a termine il ciclo della sua vita, perché in questo modo non si sarebbe fatto né il suo interesse né quello della società. Fine della citazione. Come vediamo, secondo il filosofo, va escluso dalla cura chi non sia utile. Così le malattie croniche rimarranno estranee alla sfera operativa e agli stessi interessi della medicina. In effetti, prosegue, cito, nei casi di uomini per costituzione malaticci oppure intemperanti, il dio Sclepio e i suoi figli pensavano che non fosse vantaggioso il vivere né per se stessi né per gli altri e che la medicina non fosse fatta per loro, anzi, che neanche si dovesse curarli, neppure se fossero stati più ricchi del Remida. Fine della citazione. Mi avvio alla conclusione. Si precisa in tal modo il modello di una medicina essenzialmente farmaceutica e chirurgica, da utilizzare nel quadro di interventi del tutto settoriali, come unica forma di terapia legittima. Nella società del tempo, sostiene Platone, è la ricchezza a rendere possibile l'insorgenza di certe malattie, che a loro volta possono essere neutralizzati. Neutralizzate, pur se non sconfitte, solo grazie alle risorse messe a disposizione dalla ricchezza medesima. La condizione perché si spezzi questo circolo vizioso viene allora individuata dal filosofo in un'adeguata educazione politicamente orientata dei medici. Essi dovranno imparare a porre l'esercizio della propria arte al servizio di interessi ben superiori all'obiettivo dell'arricchimento personale. In altri termini, la medicina andrà subordinata al bene della comunità politica. Riassumendo, con la nuova medicina, secondo Platone, fanno ingresso nell'attività terapeutica e più in generale nella società greca tutti i fattori del disordine e della dissoluzione. Le malattie non certo sconfitte, bensì allevate e prolungate indefinitamente, la morte, sempre in sospeso e costantemente procrastinata, ma sempre anche vissuta, l'individualismo più sfrenato, l'ozio, la dissolutezza e la disgregazione politica. Nel sollecitare l'abbandono di questa medicina corruttrice, Platone persegue il disegno utopico del ricorso a una medicina arcaica, schematica, e terribilmente spietata, la quale, se prende in carico i malati curabili con qualche intervento rapido, per non dire sbrigativo, si disinteressa invece programmaticamente di tutti i malati cronici, dei deboli, dei valetudinari e li condanna alla morte, praticando una sorta di eutanasia di massa dettata dalla fredda ragion di Stato. E ormai chiudo. Vediamo dunque come qui filosofia e medicina entrino in rotta di collisione, nella misura in cui sono conflittuali i valori cui le due discipline si ispirano, ossia rispettivamente il perseguimento della virtù e in specie di una stratta giustizia nel caso della filosofia, almeno di quella platonica, e la salvaguardia della salute e della vita nel caso della medicina ippocratica. E se Platone... Nella sua aspirazione a costruire la città giusta, non arretra di fronte all'idea di lasciar morire chi a suo avviso è inutile alla società. Per contro, la medicina di Ippocrate attinge su questo terreno un livello eticamente superiore, in quanto non è disposta a sacrificare il singolo per il presunto bene dello Stato, il debole nell'interesse dei forti. Grazie a questo prezioso contributo ideale, la medicina si fa maestra nel nome di un autentico umanesimo anche rispetto alla riflessione filosofica. A questo proposito basti ricordare in chiusura un paio di linee di quel giuramento di Ippocrate che tuttora risuona nelle nostre università. Cito, giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panacea e per tutti gli dei e le dee. Chiamandoli a testimoni che adempirò secondo le mie forze e il mio giudizio questo giuramento e questo patto scritto. Sceglierò il regime per il bene dei malati, secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa. Fine della citazione. Affiora qui quell'impegno universale per la salvaguardia della vita umana in ogni sua forma. Che ha assicurato alla medicina ippocratica nei secoli e nei millenni uno statuto non solo epistemologicamente, ma anche eticamente esemplare. Grazie. Grazie, anch'io volevo ringraziare Carlo Altini. Gianna Gigliotti e Stefano Poggi per, per l'invito. L'argomento di cui vi parlerò, la scienza di Lazzaro Spallanzani, è in perfetta armonia con il magnifico ambiente in cui ci troviamo, come ha ricordato... Prima Carlo Altini, effettivamente questo fu un genius loci importante eh, all'inizio della carriera di eh, Lazzaro Spallanzani. Vedete il titolo della mia eh, presentazione: una frase di Spallanzani. Il naturale mio genio. Altro diletto che imparar non trova. E come sottotitolo ho, dato questa, diciamo, ho fatto questo commento un po' pepato, un po' freudiano, diciamo, quasi il concetto di sublimazione freudiana, «Lazzaro Spallanzani, la lussuria della conoscenza». Ora, Spallanzani fu certamente un vertice della scienza eh, italiana nel periodo eh, illuministico. Io cercherò di parlare un po' appunto del, del suo modo molto particolare di, eh, di, di, di fare scienza, eh, iniziando in, con una chiave, eh, diciamo, eh, inizialmente appunto biografica, anche se poi la lascerò perdere abbastanza rapidamente. Volevo però iniziare con una, promessa, con una premessa. Vi sono diversi atteggiamenti psicologici che uno scienziato, ma poi anche uno storico, un dottorando in filosofia, adotta nei confronti della sua materia eh, de, dell'oggetto delle sue ricerche. Potremmo diciamo quasi definirli eh, come due modi estremi. Per alcuni L'attività scientifica è un'attività piana, metodica, impersonale, diremmo quasi impiegatizia. All'altro estremo vi sono, e tutti noi conosciamo, abbiamo esempi diciamo, caratteriali di, questo, di questi due diversi atteggiamenti nei confronti della ricerca della conoscenza, all'altro estremo invece potremmo considerare la ricerca della conoscenza come una passione dominante che cattura totalmente la vita. Potremmo quasi definirla dionisiaca in un qualche modo, proprio per l'ebbrezza, l'esaltazione entusiastica che la caratterizza. Eh, naturalmente, eh, questi due atteggiamenti eh, sono mischiati nella stessa persona. Spesso all'inizio della vita uno è molto dionisiaco e poi diventa molto più diciamo, impiegatizio e impersonale, passando, passando eh, gli anni. Eh, ora. Volevo farvi leggere la frase di questo premio Nobel, il primo premio Nobel per la chimica, Jacobus Van Toff, un, uh, un olandese, il quale scrisse, io appartengo alla categoria delle persone che cercano qualcosa di nuovo. Ogni giorno potrebbe essere per me il più bello. Per questo lavoro sodo dalla mattina alle 9, beh, le nove poi non è neanche questo, <ride> diciamo, e, e, e poi dice fino alla sera alle 6, anche qui diciamo ho conosciuto gente che, la, che stava anche dopo, dopo cena in laboratorio o negli archivi e così via, um, spesso senza concedermi pause, però è, chiaramente ci esprime questa idea di coinvolgimento, di cattura totale nei confronti della della ricerca. Eh, ehm, un tratto caratteristico eh, appunto di molti dei grandi scienziati all'Avanthof è la passione della scoperta. Diciamo, potremmo quasi diciamo, un po' definirla grossolanamente, eh, sono molto grossolano, me ne rendo conto, come una disposizione emozionale profonda. Una tensione forte al limite della sofferenza nelle fasi più tormentate dell'indagine che si risolve in una esplosione di meraviglia, di gioia e d'orgoglio al momento appunto della, della scoperta. E ogni studioso sente, eh, che questo vale in ogni ambito della, della ricerca, che quanto ha visto per primo apparterrà a lui per sempre in un qualche modo. Vi è psicologicamente quasi un diritto di proprietà sulla, sulla scoperta. Ora, un caso estremo di dominio della passione per la, per la ricerca è appunto quello di eh, Lazzaro Spallanzani, che, ripeto, eh, potremmo quasi definirlo preda di una vera e propria lussuria della conoscenza. Eh, appunto, utilizzando eh, proprio quasi in senso freudiano potremmo dire il concetto di sublimazione. Ora, dicevo che inizierò con una, eh, diciamo una chiave biografica. Spallanzani, eh, tutti voi lo sapete, eh, eh, nasce a Scandiano, eh, vicino a Reggio Emilia, questa è la sua casa natale. Eh, studia dapprima con un prete, eh, lì, eh, col prete di Scandiano. Poi eh, viene mandato a studiare dai gesuiti eh, a Reggio Emilia e ehm, il padre, che è un notaio, eh, lo vuole destinare eh, naturalmente, vuole con che continui questa attività di famiglia e quindi lo destina agli studi di giurisprudenza e eh, l'Università di Bologna, che era un altro Stato perché era uno Stato pontificio, eh, però aveva una grande attrattiva sul eh, territorio eh, emiliano e quindi eh, lo eh, Spalanzani si iscrive alla facoltà di giurisprudenza di Bologna eh, e inizia la sua attività particolarmente con un giurista eh, bolognese, eh, eh, un certo Montefani Caprara, eh, che, ehm, e, e con questo giurista eh, inizia a frequentare anche l'Istituto delle Scienze eh, di eh, Bologna. Spalanzani arriva quindi a Bologna. Eh, eh, privo, quasi totalmente privo di una preparazione scientifica, perché la sua preparazione con i Gesuiti a Reggio Emilia precedente si era eh, situata esclusivamente in un ambito eh, di tipo, potremmo dire, umanistico, studia retorica, studia, studia letteratura ma non studia materie scientifiche. Tuttavia, quando arriva a Bologna, inizia a entrare nell'orbita intellettuale di uno dei personaggi veramente più straordinari della scienza italiana settecentesca. Eh, forse al seguito appunto di Montefani Caprara, all'Istituto delle Scienze di Bologna incontra Laura Bassi. Laura Bassi, eh, forse appunto qualcuno di voi conoscerà la sua storia era una donna particolarmente brillante, nata nel 1711, che, ehm, ehm, diciamo, eh, proprio grazie alla sua eh, capacità nell'ambito proprio fisico-matematico, nel 1732 eh, riesce a laurearsi eh, in filosofia a Bologna. Si laurea in quanto entra all'interno di un progetto che l'arcivescovo di Bologna eh, eh, il futuro Papa Benedetto XIV, eh, Benedetto XIV eh, Prospero Lambertini eh, diciamo un programma di ammodernamento in un qualche modo della, eh, della Chiesa e dell'immagine che la Chiesa eh, può avere anche a livello internazionale. Cioè c'è il tentativo di far vedere che la Chiesa che aveva avuto i grossi contraccolpi del caso Galileo, eh, eh, in realtà eh, poteva, avere, ehm, diciamo, eh, poteva essere eh, molto più moderna e quindi eh, eh, il fatto di far laureare una donna eh, si inserisce all'interno di, di questa politica di, eh, ehm, così, di immagine e di comunicazione dello Stato pontificio. Per cui questa donna si laurea nel 1732, riceve anche un incarico di insegnamento di filosofia a Bologna e soprattutto nel 1745 diventa accademica benedettina nella Accademia delle Scienze che è legata all'Istituto delle Scienze di Bologna che è un istituto parallelo rispetto all'università fondato all'inizio del secolo da Luigi Ferdinando Marsili e eh, come accademica benedettina era stipendiata dal, dallo Stato pontificio e, e aveva una grande eh, rilevanza all'interno del quadro culturale bolognese. Eh, Spalanzani arriva eh, a Bologna, entra in un qualche modo nell'orbita intellettuale di questa donna e eh, soprattutto entra eh, come ospite quasi fisso della sua abitazione. Laura Bassi col marito Giuseppe Verratti aveva organizzato un laboratorio domestico dove si tenevano delle dimostrazioni scientifiche, soprattutto della fisica newtoniana, aperte al pubblico e Spallanzani lentamente inizia a ritrovare se stesso parte come studioso, di, eh, diciamo come studente di giurisprudenza ma eh, lentamente inizia ad appassionarsi fortemente allo studio della fisica e, e, e quindi eh, entra, questo naturalmente lo mette in crisi entra in conflitto con la famiglia perché non ce la fa più a, a continuare la sua, a, il suo studio di giurisprudenza Vuole cambiare facoltà. Alla fine, grazie all'intervento probabilmente di Laura Bassi, che era anche parente alla lontana di Spallanzani, era una cugina di terzo grado, e grazie all'intervento di Antonio Vallisneri riesce ad ottenere il permesso di abbandonare gli studi di giurisprudenza. E questo è un punto fondamentale perché eh, all'età oramai di 22 anni, quindi molto tardi, Spallanzani sposta i suoi interessi dalle materie umanistiche alle materie scientifiche. Eh, e eh, nel giro poi eh, di poco tempo riesce a recuperare, avendo una mente molto brillante, riesce a recuperare eh, i ritardi che aveva accumulato nello studio delle, delle scienze fisiche e eh, nel 1757 viene nominato eh, professore di fisica all'Università di Reggio Emilia da poco fondata. Peraltro non si sa se si sia realmente laureato perché eh, il documento... Che attesti eh, il, eh, lo, lo, appunto la laurea, eh, cioè il passaggio dalla facoltà di giurisprudenza alla facoltà di filosofia e quindi la laurea in filosofia non si è mai eh, trovato. Comunque, alla fine riconoscono che nel giro di pochissimo tempo ha recuperato molto bene, si è, eh, notevolmente, eh, ha dato prova eh, notevole delle sue abilità eh, nel campo fisico-matematico e quindi gli viene conferito il la cattedra di eh, Fisica all'Università di Reggio Emilia, contemporaneamente aveva però eh, gli viene anche assegnata la cattedra di Greco eh, al seminario Collegio di Reggio Emilia, eh, in quanto eh, comunque negli anni precedenti, eh, sotto la eh, direzione di Giovan Battista Bianconi, che era un famoso grecista, aveva imparato molto bene il greco. E, ehm, e quindi Spallanzani inizia la sua attività sostanzialmente all'età di 25 anni eh, nell'ambito eh, scientifico, entrando nell'ambito scientifico attraverso la, lo studio della fisica, in particolare della fisica newtoniana. Eh, diciamo, arriva attorno al 1760, all'età oramai di eh, 31 anni. Eh, tuttavia non ha ancora pubblicato niente, non ha ancora prodotto nessun'opera eh, creativa, nessun'opera dell'ingegno. Eh, allora si mette a, a diciamo così, eh, in un qualche modo, eh, eh, diciamo, mh, inizia a pensare a che cosa possa appunto, dedicare la sua creatività e la prima opera che pubblica è questa che vedete qui, queste riflessioni intorno alla traduzione dell'Iliade e del Salvini, Dedicata a Francesco Algarotti, il famoso autore del Newtonianesimo per le Dame, che aveva incontrato a Reggio Emilia eh, e che è una critica severissima di eh, una traduzione dell'Iliade che era uscita nel 1723. Quindi Spalanzani è eh, se noi lo guardiamo, diciamo, prospetticamente eh, è un, una persona che inizia molto tardi a occuparsi di eh, storia naturale e di filosofia naturale e di medicina, gli argomenti su cui poi diventerà eh, famoso eh, e eh, su cui produrrà importantissime ricerche. Il primo lavoro scientifico che pubblica è, lo vedete, questo lavoro sulla riflessione dei sassi, lanciati tangenzialmente, tangenzialmente sulla superficie dell'acqua. La riflessione appunto eh, eh, ripetuta dei sassi eh, che, eh, eh, lanciati appunto tangenzialmente all'acqua. E lui, mh, questo è un lavoro di fisica abbastanza banale in realtà, eh, in cui critica alcune tesi. Proposte da un gesuita qualche anno prima eh, di lui, il padre Belgrano del, del, che lavorava a Parma. Eh, inizia anche a, a, ad effettuare una serie di escursioni scientifiche, eh, per esempio, l'escursione eh, sul lago Ventasso, eh, che è un lago nell'Appennino fra eh, l'Emilia nell eh, 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 e la Liguria in cui eh, studia l'origine delle fontane cioè l'origine delle sorgenti e dimostra che appunto le sorgenti nascono dalla pioggia che viene accumulata nelle falde e che poi viene rilasciata eh, lentamente, questo è il monte da cui appunto Spallanzani dice arrivano, eh, arriva l'acqua di questo lago e questa è una teoria che era stata proposta da Vallisnieri, eh, senior all'inizio del secolo ma eh, quindi diciamo all'età di 32 anni Spallanzani pubblica lavori abbastanza poco significativi in ambiti che vanno dalla, appunto, dallo studio delle lingue antiche alla, alla, alla fisica e alle applicazioni della fisica alla geologia. Tuttavia all'inizio del 1761 Uh, inizia diciamo ad interessarsi di un argomento che è l'argomento che poi lo trascina nell'ambito degli studi medico-biologici in cui avrà poi una notevolissima fama. Proprio in quel periodo stava, diciamo, era esplosa una grossa, un'importante polemica sulla generazione degli esseri viventi. La teoria della generazione spontanea, cioè il fatto che gli esseri viventi per una sorta di auto potessero svilupparsi spontaneamente dalla materia in putrefazione era una, diciamo, un tema molto antico già presente in Aristotele e Sant'Agostino aveva attraversato tutto il Medioevo ma era stato smentito con, un con una serie di esperimenti da Francesco Redi nel 1668 che aveva dimostrato che se si impedisce il contatto delle mosche con la carne eh, nella carne in putrefazione non si sviluppano i vermi. Vedete un esperimento in doppio cieco, importante anche concettualmente questo esperimento perché eh, appunto eh, ha un gruppo di controllo, ha degli esperimenti di controllo. Vedete in alto eh, le eh, boccette aperte in cui entrano le mosche e che danno origine ai vermi che poi a loro volta per eh, metamorfosi producono altre mosche. Invece in basso vedete eh, che se si chiude con un cotone o con del sughero il, eh, le boccette le mosche non si sviluppano e eh, Redi aveva appunto concluso che eh, se, eh, se diciamo che eh, un essere vivente origina sempre da un altro essere vivente questa teoria che per eh, gli esseri macroscopici era stata appunto eh, eh, diciamo eh, demolita da Francesco resi nel 1668 era tornata però in grande evidenza proprio negli anni 40 e 50 del Settecento grazie a due personaggi eh, che eh, si trovano, si incontrano, lavorano assieme anche se sono quanto di più improbabile si possa immaginare. Uno era uno scienziato tendenzialmente materialista, naturalista eh, famoso e soprattutto eh, grande descrittore degli animali e del loro comportamento. L'altro un prete cattolico inglese, John Turb. but we we'll need them. Eh, primo prete cattolico a diventare membro della Royal Society, eh, che appunto incontra il conte di Biffon e eh, assieme, eh, eh, diciamo, si mettono assieme per eh, in un qualche modo elaborare una uh, teoria uh, sulla origine degli esseri uh, viventi dalla materia in putrefazione. Abbiamo visto che per gli esseri macroscopici questa teoria era stata smentita da Redi, ma tuttavia, l'osservazione della presenza di esseri esseri microscopici nel materiale tenuto in infusione, cioè nel materiale organico lasciato all'interno delle soluzioni, aveva riproposto la possibilità che la generazione spontanea sparita a livello macroscopico potesse ritornare a livello microscopico. Il Biffon, influenzato anche da Maupertuis, aveva elaborato la teoria delle molecole organiche, cioè l'idea che eh, presente, fosse presente in natura una serie di corpuscoli organici in grado di eh, eh, diciamo unirsi eh, spontaneamente attraverso eh, particolari stampi eh, presenti negli organi e negli organismi, queste molecole organiche avrebbero avuto, avrebbero avuto una sorta di capacità di auto-organizzazione in grado di provocare la complessità del, delle forme viventi. Eh, era un atteggiamento dal suo punto di vista materialistico che si rifaceva un po' anche all'atomismo eh, antico. Nidam, che invece era un sacerdote cattolico, vedeva nella possibilità di produrre la vita dalla non vita, una sorta di presenza di un principio divino presente nella materia, una sorta di forza vegetativa che la divinità aveva posto nella materia in grado di provocare appunto la formazione degli organismi complessi a partire dalla non vita. Ora Spallanzani aveva, preso, diciamo, aveva iniziato a studiare questo problema di cui discutevano tutti, diciamo, i maggiori naturalisti dell'epoca discutevano nelle riviste ed era l'argomento veramente di moda anche nei salotti, Spallanzani parte diciamo, iniziando eh, con un punto di vista favorevole a Biffon e Nidam, ma eh, avendo un riflesso sperimentale straordinario, che ritrova man mano che inizia la sua attività scientifica in ritardo all'età di appunto eh, 32 anni. Eh, riesce a dimostrare che se si sterilizza bene l'ambiente, se si chiudono bene le bottiglie eh, e così via, non si producono mai i microrganismi. Questa è eh, una confutazione importante della ehm, diciamo, dottrina della generazione spontanea e eh, Spallanzani appunto pubblica nel 1665. Un saggio di osservazioni microscopiche concernente il sistema della generazione dei signori di Nidam e biffon proprio quando è professore qui al Collegio San Carlo. Esperimenti che sviluppa proprio mentre si trova a insegnare. Vedete, professore di filosofia nell'università e collegio De nobili, appunto il Collegio eh, San Carlo. Eh, e. Ehm, Diciamo con queste ricerche che lo mettono in grande evidenza a livello, a livello europeo, eh, Spallanzani eh, riesce a diventare membro della Royal Society nel eh, 1768, un eh, titolo e un'affiliazione che gli darà una grande soddisfazione nelle sue pubblicazioni, da quel momento metterà sempre Lazzaro Spallanzani eh, so, eh, socio della... Royal Society di Londra, la società reale di Londra, ci teneva moltissimo a questa affiliazione. Questa grande evidenza scientifica eh, fa sì che nel momento in cui Maria Teresa d'Austria, che sta riorganizzando l'Università di Pavia, cercando di dare grande impulso alla, uh, allo sviluppo uh, del. Uh, di questa antica istituzione che era andata abbastanza in decadenza nel corso del secolo e mezzo precedente. Eh, ebbene, Maria Teresa d'Austria eh, decide nel 1760 di eh, ridare nuovo impulso all'Università di Pavia. Qui vedete delle vecchie immagini, eh, degli acquarelli che eh, ci rappresentano. L'interno dell'università, più o meno come lo vedremo anche eh, oggi, e eh, attraverso tutta una serie di eh, tempi eh, diciamo, tecnico-amministrativi, cioè fondare nuovi insegnamenti al passo coi tempi, chiamare a Pavia professori di fama da tutta la Repubblica delle Lettere, fondare e promuovere i comodi dell'università, come venivano chiamati nei documenti dell'epoca, cioè l'orto botanico, biblioteca, teatro anatomico, museo di storia naturale, aule, strumenti e così via. Nel 1769, eh, proprio all'interno del quadro di rinnovamento dell'università, eh, il conte di Firmian, eh, che era appunto il governatore asburgico in Lombardia, chiama... Eh, Diciamo, ehm, facendo una politica di reclutamento dei nomi più importanti presenti eh, nella penisola italiana, ma anche in Europa, chiama, ehm, prima chiamata proprio per Lazzaro Spallanzani, che diventa anche direttore del Museo eh, di Storia Naturale e viene chiamato sulla Catara di Storia Naturale. È una politica che ha eh, successo, eh, vengono chiamati altri nomi importanti, Giovanni Antonio Scopoli, Alessandro Volta, eh, eh, e vengono fondati nuovi laboratori, vedete la ricostruzione del laboratorio di volta, eh, nuove aule per l'insegnamento, verrà poi chiamato sempre da, Mo da Modena come Spallanzani. Eh, Pochi anni dopo, anche il famoso anatomista Antonio Scarpa, che diventerà professore di anatomia e direttore del Gabinetto anatomico, ma dicevo Spallanzani eh, va sulla cattedra di storia naturale. Che cos'era la storia naturale? La storia naturale era, in un qualche modo potremmo definirla come la ricerca dei tipi di cose che si danno in natura, in sostanza lo studio dei tre regni: minerale, vegetale e eh, animale. Ma Spallanzani arriva alla storia naturale attraverso la filosofia naturale, cioè attraverso lo studio della struttura causale del mondo. Abbiamo visto che si era formato con Laura Bassi, Laura Bassi lo aveva formato dal punto di vista della fisica, della fisica newtoniana. E quindi Spallanzani si trova abbastanza in conflitto con le autorità asburgiche, perché le autorità asburgiche preferivano un atteggiamento e un tipo di insegnamento basato soprattutto sulla tassonomia, cioè basato sull'Ineo. Basato sulla descrizione tassonomica, la classificazione gerarchica degli organismi viventi per l'Inneo. Organizzare le cose del mondo, trovare il giusto collocazione per una specie all'interno diciamo della scala della natura, era in un qualche modo quasi fare un'opera teologica, vedere come Dio aveva concepito il mondo aborigine. E, ehm, e era anche un'operazione che in un qualche modo eh, andava un po' in parallelo con eh, l'atteggiamento eh, delle autorità eh, asburgiche che eh, volevano che la storia naturale venisse insegnata eh, secondo criteri tassonomici. Con una fissazione allo status quo nella valutazione della natura e, e quindi un'aderenza ai criteri dei classificatori eh, di Linneo, perché eh, così come la natura doveva essere eh, gerarchicamente eh, fissata e stabilita, così anche la società doveva eh, essere eh, allo stesso modo ben fissata e gerarchicamente stabilita. Quindi, in un qualche modo, c'era un'opposizione alla Studio dinamico della natura, e questo è uno dei motivi per cui Spallanzani, eh, nonostante il fatto che fosse stato chiamato per il su suo rilievo scientifico, eh, di fatto si trova poi anche in conflitto con le autorità asburgiche. Eh, infatti, scrive a proposito di Linneo: I meriti di quel naturalista laboriosissimo sono a tutti conosciuti, ma sono ugualmente noti i suoi difetti. Lascio la libidine avuta di cambiare i nomi delle cose, e per lo più senza ragione. Lascio che quell'inventato suo gergo esige per avventura più tempo per apprenderlo che la scienza intorno alla quale si aggira. Quale utilità, qual profitto ne tornerebbe ai giovani spiegando loro i sistemi della natura di Linneo? Insomma, Spallanzani voleva arrivare alla storia naturale attraverso la filosofia naturale, attraverso lo studio dei meccanismi della natura ed è proprio l'atteggiamento che lo caratterizzerà. Il suo scopo, infatti, è costruire una fisica del vivente. Lui nasce come fisico. Il suo primo lavoro è appunto sul riflesso la riflessione dei sassi lanciati a pelo d'acqua e ehm, eh, quindi è un diciamo parte come fisico la, il suo scopo è fare la fisica del vivente vedete opuscoli di fisica animale e vegetabile dissertazioni di fisica animale e vegetabile nuovamente cioè l'idea appunto di eh, studiare eh, i meccanismi eh, la cosa un po' singolare quando uno vede la figura di Spallanzani è eh, il fatto che eh, inizia a, a lavorare diciamo, nel campo scientifico molto tardi, attorno ai 32 anni, e tuttavia il, questa conversione è veramente straordinaria. Come tutti i convertiti diciamo, anche in età avanzata, diventa un fanatico diciamo, della. Del, ehm, eh, Dell'ambito che si è scelto come attività. E, eh, e, e lo vediamo da tutta una serie di ricerche che poi caratterizzeranno. La sua opera. Per Spallanzani la scienza è quasi una condizione morbosa, l'espressione di un bisogno profondo e incoercibile, tanto violento da non farlo esitare di fronte a nessuna difficoltà, ad alcun pericolo, a nessuna decenza ad alcun limite. Lui fa degli esperimenti su se stessi estremamente pericolosi, eh, si mette a rischio la sua vita e eh, non c'è mai un momento della sua eh, giornata quotidiana in cui non cerchi di cogliere l'occasione per osservare qualcosa qualcosa di nuovo, per strappare un qualche piccola, una qualche piccola briciola eh, di eh, sapere. Se un esperimento lo attira, non c'è modo di farlo desistere. Effettua gli esperimenti più crudieri sugli animali, fa degli esperimenti veramente terribili e il suo stesso corpo appunto diventa eh, eh, oggetto, eh, mezzo eh, sperimentale. Abbiamo visto l'ambito attraverso cui Spallanzani entra nell'ambito scientifico, la, cioè la confutazione della generazione spontanea, quindi delle teorie di Biffon e Nidam ma inizia poi una serie di esperimenti in cui il modello fisico di studio del vivere diventa molto evidente. Per esempio gli studi sulla inseminazione artificiale degli anfibi, poi le prime inseminazioni artificiali sui mammiferi e di lì nasce tutta la storia delle inseminazioni artificiali che arriva fino al giorno d'oggi, gli studi sul carattere dello sperma, gli studi per esempio sugli anfibi. Eh, qui vediamo bene il suo atteggiamento, diciamo così, di fisico del vivente. Eh, ehm, la sua idea è, mh, io devo cercare di ottenere lo sperma degli anfibi, perché solo ottenendo lo sperma e vedendo se eh, ho bisogno di metterlo a contatto direttamente con l'uovo, eh, Solo in questo modo io posso smentire le teorie che sono di moda in questo momento, cioè in particolare la teoria dell'aura spermatica, secondo cui non c'era bisogno di un contatto fisico fra sperma ed ovulo per avere la fecondazione. E quindi cosa fa Spallanzani? Spallanzani. Beh, eh, questa immagine ci fa vedere appunto eh, le modalità della fecondazione negli anfibi, che la, la femmina emette questi cordoni gelatinosi che contengono le uova e eh, il maschio durante la copulazione emette lo sperma all'esterno, una fecondazione esterna, e eh, lo sperma umetta. Le uova, e quindi in questo modo si ha la fecondazione. Ma Spallanzani, ripeto, vuole veramente analizzare con precisione il fenomeno. Il problema fondamentale era riuscire a ottenere lo sperma dagli anfibi. E allora, tanto per dire gli esperimenti, anche in un qualche modo che lo mettono anche un po' in difficoltà, essendo lui un prete. Eh, inventa, si inventa delle braghettine che fa indossare alle rane in modo tale che durante la copulazione l'emissione dello sperma vada a finire su queste braghettine, queste culotte potremmo dire, di vescica animale poi tira via queste culotte e ottiene una o due gocce di sperma. In questo modo riesce a dimostrare che per avere la fecondazione bisogna effettivamente avere il contatto dello sperma con l'ovulo. Se non c'è il contatto non si ha fecondazione, quindi la teoria dell'aura spermatica viene eh, bellamente immediatamente smentita. Eh, immediatamente dopo, eh, diciamo infervorato da questo tipo di studi sulla generazione, riesce ad ottenere dello sperma da un cane, scrive che l'aveva emesso spontaneamente, di fatto inietta poi questo sperma all'interno eh, del, dell'utero di una, di una uh, cagnolina barboncina e eh, dopo qualche settimana vede nascere eh, un eh, cane eh, barboncino e scrive questa è stata la maggior soddisfazione che ho avuto sul piano scientifico fino, fino ad ora. C'è questo modello fisico, questo modello eh, diciamo, eh, rigoroso di studio dei meccanismi, che lo pongono, lo fanno diventare veramente uno dei fondatori della uh, biologia sperimentale e in definitiva della uh, fisiologia. Stesso si può dire con gli studi sui caratteri dello sperma, riesce a dimostrare che i movimenti degli spermatozoi sono ehm, eh, influenzati dalla temperatura. Anche di lì nascono tutta una serie di eh, problematiche scientifiche che avranno sviluppi enormi poi nel, eh, se, nel, eh, nei decenni seguenti. Eh, e, eh, un altro studio che Spallanzani sviluppa. Eh, sempre eh, con questo presupposto di eh, riuscire a trasferire i metodi che lui aveva, aveva preso da Laura Bassi nell'ambito fisico-matematico eh, al vivente, eh, eh, li applica anche al problema della digestione, cioè la digestione che possiamo definire come processo di trasformazione del cimo in eh, chimio. Eh, e c'erano diverse teorie, non si capiva com'è che il cibo ingerito eh, venisse poi trasformato eh, in quel liquido che arriva poi, viene assorbito e arriva poi eh, al, al fegato. Eh, per alcuni era un processo di triturazione meccanica. Eh, che lo stomaco eh, esercitava, per altri era una sorta di fermentazione gastrica, per, una, per altri addirittura un processo di putrefazione e vi era qualcuno che aveva sostenuto l'azione di un particolare succo. E qui Spallanzani inizia a fare tutta una serie di esperimenti anche sul cadavere umano, grazie alla collega anatomista di Pavia, Giacomo Rezia, ma soprattutto gli esperimenti più importanti li effettua anche su se stesso. E il punto fondamentale di Spallanzani è riuscire a dissociare. Eh, il fatto meccanico da quello chimico nella eh, digestione. Allora cosa si inventa? Beh, eh, eh, inizia ad ingoiare dei tubicini di, eh, ehm, di legno dentro cui mette dei sacchettini di, eh, ehm, di tessuto. Dentro i sacchettini mette della carne e altra materia per essere digerita, ingerisce questi tubicini, dopo due giorni, tre giorni li recupera dalle sue feci e riesce a dimostrare che eh, la materia presente all'interno del tubicino che è stata dissociata perché il tubicino non può essere triturato ovviamente, è stata digerita completamente. In questo modo eh, riesce a dimostrare sperimentalmente in un qualche modo che eh, un succo particolare, un processo chimico particolare ha eh, prodotto il eh, processo digestivo. E non solo, vi dicevo prima, questa diciamo, ossessione per la ricerca e questo non limitarsi di fronte a nessuna possibilità sperimentale, riesce addirittura, inducendosi il vomito a digiuno, a ottenere del succo gastrico e lo mette poi... Mette poi della carne all'interno di questo succo gastrico e la stessa quantità analoga di carne all'interno dell'acqua, lascia passare tre giorni e vede che dove c'era il succo gastrico la carne è stata digerita e non è maleodorante, mentre invece la carne messa nell'acqua è maleodorante. Quindi questa idea di riuscire a fare degli esperimenti, di riuscire a dimostrare in maniera inoppugnabile, precisa e fisiologicamente inappuntabile. Un fenomeno e di lì nascono tutta una serie di ricerche straordinarie. Spallanzani aveva questa diciamo, singolarità sia nel suo atteggiamento nei confronti della scienza, che per lui diventa una vera e propria ossessione, ma anche sui temi della ricerca. Spallanzani si cerca dei temi che sono al limite della scienza del Settecento, i fenomeni più elusivi, i fenomeni più strani, i fenomeni di confine. Non, è mai, diciamo, non fa mai delle speculazioni, eh, sta sempre al di qua del confine, ha sempre una valutazione di tipo scientifico, ma si tratta appunto di ricerche su fenomeni estremamente eh, elusivi e singolari, per esempio il volo cieco dei pipistrelli. Anche lì, per riuscire a dimostrare che eh, i pipistrelli hanno evidentemente un senso aggiuntivo che permette loro di orientarsi anche al buio, cosa fa? Beh, eh, prende questi pipistrelli, li mette nel, in un luogo eh, al buio, sospende delle campanelle dal soffitto e eh, li acceca e vede che i pipistrelli non picchiano contro le campanelle sospese. Se invece distrugge l'orecchio interno dei pipistrelli, vede che questi vanno a finire contro le campanelle, sente suonare e quindi riesce a capire che all'interno dell'orecchio dei pipistrelli esiste un senso aggiuntivo, un sesto senso che è la base della cosiddetta ecolocazione, che è un fenomeno generale di moltissime eh, specie viventi eh, dal dai delfini alle balene e eh, così via. Eh. E eh, quindi eh, gli, diciamo Spallanzani sviluppa una serie di ricerche, come ho detto, sempre ai confini della scienza del sette, Settecento. Eh, per esempio, le rigenerazioni animali eh, riesce a dimostrare la, rigener la rigenerazione della testa delle lumache. Lo stesso Voltaire con cui Spallanzani era in corrispondenza eh, si mette a tagliare la testa delle lumache e a fare questi eh, esperimenti, le, quelle che chiama Surrezioni, cioè questi piccoli animali presenti nell'acqua gron, nel, nel, nell delle gronde, i cosiddetti tardigradi erotiferi, che quando essiccati sembrano morire, eh, perdono la vita, non si muovono ovviamente più, e una volta reidratati iniziano di nuovo a muoversi rapidamente. E addirittura Spallanzani scrive a Voltaire dicendo, ma come mai? questi animali si comportano così. Dove va a finire l'anima quando sono morti? E quando poi ritornano in vita, da dove arriva l'anima per rimetterli, per rifarli eh, vivere nuovamente? E Voltaire risponde: "Ma guardi, lei è un prete, è un esperto di resurrezioni". E eh, sinceramente eh, lascio a lei eh, il eh, compito di eh, chiarire questo, questo, questo mistero. Eh, ecco. C'è in Spallanzani veramente un desiderio continuo di conoscere che non, ha, eh, che non può mai essere soddisfatto totalmente. Se uno legge le sue ricerche vede proprio che eh, lui ha un appagamento momentaneo, è felicissimo, scrive proprio delle frasi di sublime soddisfazione, eh, ma l'appagamento, ripeto, è momentaneo eh, e... Ehm, Infatti scrive ogni curiosità soddisfatta ne irrita un'altra. Dopo poco tempo questa soddisfazione che, eh, questa soddisfazione che prova... Eh, eh, Diciamo, ehm, ha bisogno di un uh, nuovo esperimento per, uh, e nu nuovi temi per uh, trovare nuovi ambiti e nuove soddisfazioni. Cioè Spallanzani aveva al massimo grado, uh, ripeto, il riflesso del naturalista puro, uh, erano le zone di confine della scienza che lo appassionavano, la luminescenza del mare, la scossa delle torpedini, eh, I pianta-animali, questi esseri che non si capiva bene, tipo i coralli, che non si capiva bene se erano animali o piante, eh, cosiddetti anche zoofiti, eh, eh, ancora. Eh, il problema della rabdomanzia. A un certo punto c'è un rabdomante che pare imbattibile, che trova l'acqua dappertutto. Ma Spallanzani riesce in maniera scientificamente ineccepibile a dimostrare che è un cialtrone e che è un imbroglione. E anche l'interesse per la chimica: è il primo a intuire che la nuova chimica di Lavoisier. È una straordinaria nuova apertura per spiegare eh, la combinazione eh, delle, delle sostanze. Questo atteggiamento Spallanzani lo... Ehm, ehm, lo assume anche nei confronti delle esplorazioni scientifiche, quindi l'esplorazione diciamo, nell'ambito sperimentale, nell'ambito eh, dei laboratori o comunque degli esperimenti con gli animali, ma anche durante i viaggi. Spalanzani fece due viaggi, moltissimi piccoli viaggi, sempre ricchi di, eh, diciamo. Osservazioni naturalistiche, ma fece due viaggi importanti, uno a Costantinopoli, vedete tutto l'itinerario che eh, seguì. Eh, ehm, e mh, il suo interesse andava anche, eh, aveva anche interesse di antropologia, descrive eh, i costumi delle popolazioni che incontra, descrive eh, eh, le popolazioni greche, le popolazioni armene presenti nel grande eh, eh, Impero Ottomano, eh, parla anche eh, eh, diciamo delle eh, delle, mh, dei serragli, eh, parla degli eunuchi neri, degli eunuchi bianchi, incontra il sultano eh, eh, Abdul Hamid I in un incontro veramente eh, singolare che descrive dettagliatamente nelle sue lettere eh, inv inviate al fratello e al conte di Vilcek eh, a Milano. E un altro secondo viaggio importante, ricchissimo di osservazioni naturalistiche, è il Viaggio delle Due Sicilie, dove descrive soprattutto i vulcani del sud Italia, perché Spallanzani diciamo prevalentemente è un fisiologo, è un biologo sperimentale, è un fisico della vita, ma si occupa anche verso la fine della sua vita di metallurgia, di geologia e di vulcanologia. Questi sono disegni acquarellati che si trovano nell'archivio del... Ehm, ehm, eh, nell'archivio dell'Università di Pavia eh, che si riferiscono ai disegni pubblicati nel suo libro eh, Viaggio eh, nelle due Sicilie. Vedete, eh, questo è il castello di Lipari, questo è il Campo Bianco. <coughs> Eh, visto da due angolazioni diverse, questo è lo stromboli e si vede anche qui lui stesso autorappresentato mentre osserva appunto le eruzioni dello stromboli, eh, l'isola di vulcano, ancora lui qui eh, eh, autorappresentato all'interno del cratere, eh, la caverna dell'isola di vulcano. E, 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 e così via. Insomma Spallanzani è uno scienziato che ha un atteggiamento a tutto campo nei confronti dell'esplorazione della natura, per lui lo studio, la scienza è in un qualche modo un'esperienza eh, totale, un'esperienza in cui è immerso eh, eh, appunto totalmente e che eh, esprime bene anche nei suoi libri, soprattutto nel viaggio alle due eh, Sicilie. Peraltro Victor Hugo nel suo libro eh, eh, sul ehm, ricordi di un condannato a morte, a un certo punto, questo eh, condannato a morte, che ricorda la sua vita, dice stavo viaggiando in carrozza e stavo leggendo Il viaggio alle due Sicilie di Spallanzani, perché il testo di Spallanzani ebbe una certa diffusione nel corso dell'Ottocento, erano periodi in cui i testi scientifici erano anche molto emozionanti, pensiamo ai testi di Darwin o di Humboldt, ma Spallanzani va in un certo modo in questa linea, proprio al contrario di quello che Francis Crick ha scritto in relazione all'attività scientifica, ai rapporti scientifici contemporanei, non c'è lettura più noiosa e faticosa di un articolo scientifico. Eh. Ecco, Spallanzani, con questo appunto eh, ho finito, volevo solo dire che Spallanzani, proprio per la straordinarietà, la singolarità delle sue ricerche, diventa anche un po' un prototipo dello scienziato, eh, come dire, mezzo mago, dello scienziato eh, che eh, si trova ad esplorare fenomeni misteriosi. Pensate all'Ernest eh, Theodor Amadeus Hoffman. Nel suo, uh, uh, um, uh, che uh, lo rappresenta come dottor Spallanzani nel suo libro Der Zandman. In cui lo scienziato diabolico porta proprio il nome di Spallanzani. E io penso che appunto nel corso dell'Ottocento, proprio anche per la singolarità di questi, degli esperimenti che lui fece, influenzò un po' anche l'immaginario dello scienziato mezzo mago che esplorò eh, i limiti della natura anche se lui personalmente fu eh, assolutamente rigoroso ed estremamente attinente alle eh, procedure scientifiche che aveva imparato da giovane con Laura Bassi. Grazie.